pochino di sole, che bello. Buongiorno ragazze, come state? Tutto bene? Benvenute in questo nuovo vlog. Bubi. E già mamma è arrabbiata perché hai rotto la molletta. Bubi. Basta. Alessandra, basta. Guardate che monella. Fatti vedere un po'. Con quella faccia da monellaccia. Allora ragazze, a parte che se il buongiorno si vede dal mattino, stamattina stavo rischiando con un bell'incidente in auto perché al ritorno dall'aver portato Fede, un signore ha deciso bellamente di tagliarmi la strada. Aspettate che vi alzo un po' perché devo ancora prendere un po' di mestichezza con l'altro cavalletto che è quello per la compatta. Comunque ha deciso bellamente di tagliarmi la strada, ma proprio così all'ultimo secondo, cioè stavo andando sulla mia strada con precedenza. Questa è Katia che mi scrive, che sta sclerando perché non noi tra di noi ci sfoghiamo sulle varie sfighe youtubiane e non, e quindi ce l'aveva poverina perché ci ha messo tanto a scaricare le clip del suo video. Comunque ogni tanto ci sfoghiamo, io mi sfogo della macchinetta che non riuscivo. Tra l'altro è anche grazie a lei se sono riuscita, cioè nel senso io mi ero proprio arresa, ero rimasta fino alle 3 di notte della notte precedente a smanettare, a capire, non ci ero riuscita. Lei mi ha detto: guarda, spiegami un attimo cosa succede, che ne parlo con Manuel, magari insieme riusciamo a trovare una soluzione. E alla fine parlandone con loro, ho detto vabbè, faccio un'altra prova in un'altra maniera, e ci sono riuscita. Cioè, non è che la soluzione me l'hanno data loro, ma grazie al fatto che ho spiegato a loro cos'era successo, poi mi sono data un'altra possibilità. E ovviamente sempre l'ultima, quella poi buona, vabbè. E quindi niente, questo signore, tornando al discorso, decide di tagliarmi la strada. Così, cioè io stavo andando nella mia strada con precedenza, quindi ero ai 50 più o meno allora. E questo signore, io arrivo qua c'era una via, decide, mentre io stavo arrivando, di girare, ma con calma, non è che dici, almeno si dà una mossa e va veloce, accelera veloce, passa, no? Capita che succeda così solitamente, ma almeno si spicciano. No, con tutta calma decide di infilarsi in mezzo alla strada. Che c'è? E quindi si butta all'ultimo minuto, tant'è vero che io l'ho visto arrivare pianissimo, quindi ho detto, boh, si fermerà, ho la precedenza, si fermerà, ho la precedenza, non si è fermato, e ho dovuto inchiodare. A me queste cose fanno imbestialire perché non ho neanche guardato. Non ho neanche guardato. Lui è arrivato e ha girato. Vabbè, la gente non si rende conto che a volte nelle altre auto ci sono anche dei bimbi. Quindi io avevo lei piccola su, per carità, tutte collegate e quant'altro, ma comunque un'inchiodata, cioè, non è comunque proprio piacevole. Però che dobbiamo fare? È così. E quindi niente, questa mattina inizia con i miei santi che volano e va bene così. Adesso mi finisco di lavare queste due tazze perché ho la lavastoviglie con la roba pulita, non ho voglia di, cioè devo svuotarla tutta in realtà. Quindi ora lo farò comunque. E il sole va e viene, oggi non lo so, ieri c'era più sole, oggi ce n'è di meno. Poi ho già pulito la stufa ed è lì già all'ennesima potenza, che ci scalda un pochettino perché fa freschetto, perché non c'è il sole. E siamo tutti in attesa della primavera, di qualche giornata un po' più calda Vabbè, e niente, mi vado a spicciare così pulisco anche il camino. Ho già spazzato, c'era un moschino. Ho già spazzato terra stamattina. Devo fare ancora però il piano di sopra. E poi lavo e poi ho finito.
anche perché le pulizie un po' più importanti le ho già fatte ieri, quindi oggi la prendo un po' più con calma, perché ieri sera ho fatto l'una praticamente per montarvi il video di lunedì, che era di 40 rotti minuti, quindi era bello lungo, bello impegnativo, e ho fatto tardi, quindi oggi me la voglio prendere un po' più easy. E poi in più devo anche già stirare, quindi non farò grandissime pulizie, cioè le base, le solite pulizie che devo fare, perché comunque c'è lei piccola, c'è Federico, e i pavimenti io li lavo sempre perché abbiamo comunque un animale e li disinfetto e li pulisco tutti i giorni, però le grandi pulizie le ho già fatte ieri e quindi niente, vado. Ci tenevo anche a farvi vedere l'aggeggino che mi ha regalato Riccardo, che mi ha salvata veramente dal poter utilizzare questa macchinetta. È comodissimo, nel senso che si mettono le batterie in piedi così, e tanto adesso devo cambiarla. Questa l'ho già caricata, l'ho messa nella sua custodietta, e insieme mi hanno dato anche due batterie in omaggio. Quindi due batterie in omaggio e il caricabatteria. Tra l'altro, solo adesso ho notato che sotto c'è anche un cavetto USB, perché boh, non lo so se è una cosa di emergenza, se ti dimentichi questo, non lo so, devo poi leggere bene. E quindi niente, adesso la cambio perché sta già per scaricarsi, così la metto già in carica e vi faccio vedere. Eccoci, allora ho cambiato la batteria e questa va messa, vabbè, la metto nell'uno visto che così, e una volta infilata vedete che si carica. Beh, questa è la pellicolina, però la tengo finché mi protegge lo schermetto ed è super comoda. Vabbè, adesso vado a pulire questo, poi quando è carica ce la metto dentro. E niente, adesso mi devo lavare quelle tazze lì. Questo che ci ho lasciato l'acqua perché ci avevo cucinato ieri sera. Cosa ci ho cucinato? Ah, ci ho scaldato la pizza che era avanzata e quindi si è unto e gli ho lasciato l'acquina. Adesso lo vado col sapone e adesso lo vado a lavare. Ma la pizza di ieri, golosona! Ragazze, è appena passato il corriere. Anche tu sei ragazza, hai ragione, amore. Apro un attimo per vedere perché stavo aspettando dei pacchi di collaborazione. Guardo solo che cos'è. Giusto per... Ah, sì. Una collaborazione che aspettavo. La scatola nella scatola. Poi, quando si ha il camino, si tengono tutte le scatole di Amazon, tutte. Sono utilissime. Ragazze, io per asciugare i piatti, i bicchieri, quello che devo asciugare dopo averli lavati a mano, perché in lavastoviglie mi escono già praticamente asciutti, adoro questi. Sono i panni della Vileda, che si trovano un po' dappertutto, però con lo straccio non mi trovo perché bene o male non asciuga, cioè mi trovo per averlo per la cucina, così, ma... Per asciugare le stoviglie, questi assorbono molto di più e sono comodi da lavare. Poi tutti insieme li metto con, amore, con l'Ace Gentile nel lavandino e me li lavo a mano. E questi qua poi tutti insieme, se ne ho più di uno, se no anche solo uno, nel lavandino con un po' di Ace Gentile
li disinfetto, li sgraoli, passo prima lo sgrassatore e poi li metto a bagno nell'Ace Gentile, li lascio lì e mi tornano puliti, disinfettati, li metto a asciugare, cioè sono molto molto pratici e comodi. Quindi mi trovo benissimo, vedete, ne ho tanti, alcuni sono anche a lavare, blu, giallo, verde, insomma io non vivo senza questi, che assorbono e asciugano, che è una meraviglia, li uso per pulire la cucina, per pulire i pensili quando li svuoto, ne uso veramente tanti, di questi anche, di questo qua anche un po' più spessino, ne ho due, e uno l'ho già steso che l'ho lavato, adesso questo è da mettere a lavare, che non ne può più. E ho preso questo qui rosa e quindi niente, era per segnalarvi la comodità perché comunque è un buon consiglio che mi sento di darvi invece del classico straccio, no? Per intenderci, tipo questi non asciugano, cioè non mi asciugano, non assorbono come questi, quindi mi trovo bene per questo, anche per pulire il piano ga del gas, il lavandino in acciaio. Lo uso tantissimo e ne ho anche uno o due per pulire il bagno, quindi i lavandini mi piacciono un sacco, cioè viva la Vileda, viva i pannetti così che ci sono anche non della Vileda, però per intenderci mi trovo molto bene. Sto andando da Fedino e vi ho fatto una storia su Instagram dove vi chiedevo se preferivate quattro chiacchiere, perché arrivo sempre un po' prima. Quattro chiacchiere oppure ask oppure argomento, no, argomento erano le chiacchiere. Cos'era l'altra cosa? Ah, ai mai, sapete quello lì, quel giochino. Ai mai fatto questo? Qua c'è la carta ancora della schedina di memoria che vi dicevo, devo di nuovo andare a lavare la macchina e buttare un po' di cose qua. Ok, occhiali. Vi appoggio qua. Sì. A differenza del cellulare, la macchinetta sta in piedi da sola almeno. Si stanno storcendo tutti questi occhiali. Oh mamma, un'anziana. Ragazze, devo seriamente prendere in considerazione di mangiare meglio. Cioè, io intanto mi avete scritto nei commenti, ma non eri a dieta? Sì, ero a dieta, solo che con tutti questi compleanni alla fine ci siamo un po'. Devo comprare i cicli. Mi sono un po' demoralizzata, vi dico la verità, e quindi di nuovo sono un po' allo sbarando, per carità. Non è che mangio chissà che cosa, però non posso dire che sia una dieta assolutamente. Comunque adesso aspetto le vostre domandine, appena arrivo, che tanto dovrò aspettare e rispondo, così mi tenete un po' di compagnia. A dopo. Arrivata, ragazze. Questa macchina ha una pecca, che non è in discesa il come si chiama? Il cruscotto. È in discesa e quindi scivola tutto. Devo comprare dei tappetini aderenti. Comunque, niente, io ho appena messo la storia, ragazzi, io ho una sete pazzesca, una voglia di acqua frizzante. Infatti, boh, mi sa che dopo passo a prendere una bottiglietta. Solo che non penso di avere spicci. E andare al supermercato proprio non ne ho voglia per una bottiglia d'acqua. Ho 50 centesimi. Ho un euro. E ho voglia di una bottiglietta di acqua frizzante. Mamma mia. Io non lo so, abbiamo mangiato la pasta a pranzo ultimamente. Aspettate che forse ho aumentato la luminosità. Aspettate. Ok. Avevo aumentato la luminosità perché in casa comunque era più buio e quindi no, era un po' bruciata l'immagine. No, comunque vi dicevo, ho mangiato la pasta, ma ultimamente a me la pasta non mi va giù, ragazze. Cioè, boh, inizierò a non mangiarla più, piuttosto mi faccio un po' di riso. Il riso già non mi fa questo effetto, la pasta
Mamma mia, mi sento sto groppone nello stomaco, infatti boh, non la mangerò più, mi sa per un po' la devo abolire. Se loro mangiano la pasta, io piuttosto mi faccio un'altra cosa. A parte che a breve inizierò ad utilizzare anche il libretto, quello che ho comprato, l'agendina del diario alimentare. Devo iniziare, ragazze, perché cioè, non posso più rimandare. Cioè, mi vedo, non mi piaccio più come prima e mi sta venendo il triplo mento. Assolutamente, dobbiamo fare qualcosa qua. E quindi assolutamente devo partire. Allora, guardo un attimino intanto se ci sono delle domande, perché giustamente mi avete scritto che preferivate le domandine ask. Avevo messo queste tre opzioni per chiacchierare un po' adesso. E ha vinto per il 65% ask con domande, però giustamente magari siete un po' impegnate in questo orario che è un po' strano. Allora, ci sono quattro domandine. Cosa farei di bello oggi? Nulla, nel senso che oggi, lunedì, in teoria è il giorno di catechismo, però oggi non c'è e quindi non abbiamo impegni. C'è Riccardo che dovrebbe andare dal medico, quindi sta aspettando me. E così poi quando arrivo metto Bubi a Nanna. E in realtà Federico ha già fatto i compiti per domani, ci siamo portati un po' avanti ieri perché per lunedì aveva davvero poco e quindi nel weekend si è portato un po' avanti anche per martedì e ha iniziato a leggere anche già per mercoledì. E quindi niente, io metterò Ale a fare il riposino, lui va dal medico e poi appena si addormenta Ale sto un po' con Federico, giochiamo, vediamo cosa fare. Tra l'altro ci siamo finiti la serie di Dion, molto molto bella. Se non avete visto la prima, questa era la seconda per noi, però ci sono la 1 e la 2 molto molto belle, ve le consiglio. Quindi niente, oggi è giornata abbastanza di cose casalinghe, ecco. Come stai fisicamente e psicologicamente? È un piacere vedere i tuoi vlog, grazie mille. Sei un tesoro. Come sto? Bene. Un po' stanca perché, come vi dico sempre, sono maledettamente testarda e non riesco mai realmente a staccare la testa e a prendermi del tempo per me. Cioè, penso sempre ai figli, alla casa, a correre a destra e a sinistra e non mi fermo mai. Quindi questo comunque dopo un po' ti logora. Avrei bisogno anch'io di staccare, di prendermi un momento per me stessa. Prima o poi lo troverò. Che lavoro fa Riccardo? Questo ho risposto diverse volte sotto i video. Riccardo lavora nell'ambito della sicurezza, quindi antincendio principalmente, insomma nell'ambito della sicurezza direi che il termine giusto, fa diverse cose. Siccome tempo fa ti ho suggerito questa cosa, hai pensato di mettere un bancone lavoro? Perché non mi fa vedere tutta la domanda? Ah, siccome tempo fa, l'ho trovato il modo, siccome tempo fa ti ho suggerito questa cosa, hai pensato di mettere un bancone lavoro tra cucina e sala? No, per il momento no, anche perché non so realmente se è quello che voglio, cioè non so se è così che voglio impostare la sala. Per il momento ci va bene così, per il momento dobbiamo aggiungere degli allacciamenti TV. Che per il momento non possiamo fare e quindi quando faremo questo, quando allacceremo la TV, valuteremo se prendere un secondo divano o no, una poltrona o un divano anche solo a due posti per il post pranzo, post cena, da rilassarsi 2 minuti per chi vuole con la TV. Indubbiamente una piccola TV la metteremo in cucina per quando si mangia, magari per vedere un telegiornale, un qualcosa di più comodo. Però per il momento sì, lo tengo in considerazione il tuo consiglio e ti ringrazio, però per il momento non abbiamo idee, insomma, per il momento stiamo prima sistemando tutto quello che c'è da sistemare, poi lì si vedrà e basta. Non ci sono per il momento altre domande, se ne saltano fuori altre, risponderò nel corso del vlog. Mamma mia, sta pasta, ragazze. Io non mangio più pasta per un anno.
Vi giuro, mi sento proprio. Voglio dell'acqua frizzante. Non vedo l'ora che esca Fede per andare un attimo al bar a prendere una bottiglietta d'acqua frizzante. Devo riprendere a comprarla perché è vero che fa male berne troppo, però ogni tanto per aiutare a digerire, quando si hanno questi fastidi, secondo me è utile averla in casa. E quindi magari poi oppure passo e compro una cassa, a sto punto forse mi costa meno. E prendo una cassa di acqua frizzante e la teniamo di scorta a casa. Mi sa che farò così. E niente, direi che ci vediamo a casa. Se nel frattempo saltano altre domande, però tra poco esce il mio bimbo dolce, quindi non penso di riuscire a rispondere più per ora. Poi vi rispondo magari a casa stasera. Guardo un'ultima volta, però mi pare di no. Per ora no. E quindi niente, ho beccato l'orario sbagliato. A dopo, ragazzi. L'ho trovata. L'ho trovata. Qui c'è anche Fede. Ciao! Salvi, saluta. Cosa c'è? Frizzantissima. Ah, Frizzantissima. Taratatata. ok. L'acqua più frizzante al mondo. Ne avevo bisogno. Boh, sta pasta mi ha devastata, ragazzi. Non mangio più pasta davvero per 6 mesi. Ma che pasta è? Non lo so. Ma è un piatto di pasta, però ultimamente me la pasta mi. Boh, non capisco, sono diventata intollerante alla pasta. Vabbè. Tipo con la pubblicità senza lattosio e poi Lattosio innato. adoro senza essere senza lattosio. Non so E se la dopo questa, conoscete. ho tormentato Alessandra, quindi ne approfitto per rispondervi perché sono arrivate ovviamente dopo altre domande. Quindi riprendendo da dove ero rimasta, vado alla prossima. Dove trovi quell'energia positiva che hai per tenere tutto sotto controllo? Bambini, compagno, casa? E poi me ne ha fatta un'altra a collegarsi a questa dicendo: ah, e poi il tempo per stare con noi. Sei stupenda, complimenti, davvero una grande donna, ti ringrazio tantissimo. Energia positiva? Non lo so, non lo so sinceramente, cioè dove la trovo. Forse un po' la passione per fare i video, la felicità comunque della mia vita, e comunque, come dico sempre, mi ritengo una persona fortunata perché finché c'è la salute, tocchiamo ferro, tutto il resto si può superare. E quindi non è che è tutto sotto controllo, cerco di organizzarmi meglio che posso, cercando di fare prima quello che posso evitare di rimandare. Ecco, questo sì, controllo non esiste, con 2 figli, un cane e un compagno, impossibile. Semplicemente cerco di gestirmi bene le giornate. Poi, innanzitutto, complimenti per la vostra splendida famiglia. Hai un desiderio da realizzare? Al momento no, nel senso che forse ecco, magari mi piacerebbe come desiderio a settembre, quando Ale inizierà la materna, di trovare un lavoro, però mi piacerebbe un po' di stabilità economica anche per me, anche mezzogiornata, ecco, per sentirmi proprio completa, ecco, mancherebbe solo questo. Ciao cara, come vi trovate nella casa nuova? Contenti della scelta fatta? Assolutamente sì, sono molto contenta, siamo tutti contenti, bambini compresi, hanno preso veramente bene, vabbè, Bubi è piccola, però entrambi hanno preso benissimo il cambio di location, come posso dire, dalla città alla fuori città. Cioè a Fede piace tantissimo, anche quando vede degli animali nuovi si emoziona. Dai cerbiatti, la volpe, lo scoiattolino, che per carità lo vedi anche in città, ma un po' più di rado. Qua li vedi un po' più spesso. E i gattini che passano a trovarti, che vogliono la coccola, insomma, è un'altra realtà. E indubbiamente qui si sta bene, si sta nel silenzio, proprio abbiamo cambiato
totalmente vita, perché dall'aprire la finestra a sentire i clacson e gli insulti e a respirare anche smog, perché mi rendo conto che anche quando portavo Fede a scuola o anche Alessandra al nido, scendevamo di casa e c'era talmente tanto traffico in quella rotonda che avevo vicino casa che comunque quando uscivi respiravi tutti i gas di scarico. Quando adesso invece apriamo la porta al mattino e respiriamo aria pulita, quindi indubbiamente è proprio un'altra realtà, ma a livello positivo, ecco, perché è nata come un'esigenza per noi realmente importante dover cambiare casa ed è diventato. Ci siamo resi conto che poi è stato tutto in positivo, cioè abbiamo cercato di unire la necessità all'aumentare la qualità della nostra vita, quindi siamo molto molto contenti e soddisfatti. Se incontrassi Roberta a 15 anni, che consigli le daresti? Tanti. Tantissimi, indubbiamente quello di essere un po' più svicia, o in Piemonte si dice svicia, un po' più sveglia nel riconoscere le persone sbagliate. Purtroppo mi sono fatta ben bene intortare in passato, però l'importante è imparare, no? Dagli errori e dalla lezione che la vita ci dà. Quindi indubbiamente non sono più la Roberta di prima, sono una Roberta più forte, come si dice? Una Roberta che non si fida più delle persone come prima, è molto più attenta e molto più sul chi va là. In positivo, non in senso di ho paura di tutti, no. Però indubbiamente ci penso due volte prima di fare una determinata scelta, a differenza di prima, che da adolescente e anche poco dopo andavo molto di pancia, molto sui sentimenti, molto di cuore e poco di testa, quindi. Ho fatto tanti sbagli, specie uno, il più sbagliato della mia vita, però ne traggo i frutti, ecco i frutti che sono meravigliosi. Poi il resto si dimentica, si va avanti e si impara dagli errori e si cerca di stare bene dopo. Scusatemi, è arrivata una chiamata. Dunque, aspettate che non mi ricordo dove ero rimasta. Quindi alla me di 15 anni fa le direi semplicemente di dedicarsi un po' più alla carriera, magari, e un po' meno all'amore, mettiamola così, perché diciamo che più lo cerchi, più trovi persone sbagliate. Infatti, quando non le cercavo, non la cercavo, è arrivato Riccardo. Puff, magia. Quindi, questo è il consiglio che mi darei a quell'età lì. Ricky ha ottenuto l'avvicinamento del lavoro? Assolutamente sì. Siamo stati molto molto fortunati perché lavora a 4 minuti da casa, quindi scende la montagna ed è arrivata al lavoro. Vorresti un altro bimbo? No. Cioè, nel senso, quando vedo, tipo adesso ho visto una storia di una che seguo che aspetta il terzo figlio e mi sono emozionata. Però no, 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 no. No, perché sono contenta così. Ho il maschio e la femmina. Ho provato entrambe le cose. Perché comunque uno pensa che sia la stessa cosa, ma invece sono molto diversi maschio e femmina. E non pensavo, ma invece sono diversi. È una gestione un po' diversa. Per carità, l'amore è uno e si ramifica in due bambini, cioè non ho differenze, priorità, preferenze per uno o per l'altro, assolutamente no, vengono trattate alla stessa maniera, però è comunque diverso. Maschio e femmina è diverso. Non so spiegarmi bene. E per un altro bimbo, sinceramente, non me la sentirei. Cioè, sento proprio che per me è finito il discorso mamma. Cioè, sento proprio il bisogno di pensare a me, di crescere io lavorativamente parlando, di crescere io a livello personale e di potermi dedicare anche a voi di più ancora e vivere io ora. Credo di aver dato tanto per la famiglia e credo sia giunto il momento di fermarsi. Poi, per carità, mai dire mai, sono giovane, ho 34 anni, ne faccio 35 tra un mese.
Quindi sono ancora giovane, ho ancora tempo per cambiare idea, però poi si sceglie in due naturalmente, però anche Riccardo la vede abbastanza come me, cioè sarà che Bubi è piccola, magari quando cresce ci viene di nuovo la voglia, ma Bubi è stata tanto impegnativa, l'ho trovata più impegnativa di Federico, come carattere molto più euforica, proprio come dico sempre un raggio di sole, cioè proprio un turbine, quindi ti risucchia tanta energia Alessandra e quindi ad ora pensare a un altro bambino mi sentirei male, vi dico la verità, non avrei più forza, le ho finite. Niente ragazze, queste sono state tutte le domande. Direi che vi saluto qua. Ci vediamo domani, cioè per voi giovedì, con un nuovissimo vlog. Grazie per la compagnia, spero di avervene data un po' anche io con questo video. E, tra l'altro domani deve arrivarmi un pacco super figo. Già oggi me ne è arrivato uno, ma uscirà più avanti, quindi non ve ne posso parlare. Invece questo che arriva me ne parlerò subito. E quindi non vedo l'ora che sia domani, così lo apriamo insieme, lo montiamo insieme. Sono troppo felice. E niente, vi mando un bacio. Vi voglio bene, non dimenticatelo mai. Ciao!